Sindaco Riccardo Aquilini, per Montecastiglio è ancora un importante progetto che adesso ci illustrerà dopo quello della piazza di Raffaella Carrà, intitolata a Raffaella Carrà. Certo, dopo Raffaella Carrà, che sicuramente ci ha dato anche molta visibilità a livello nazionale, grazie agli interventi fatti dalle RAI nazionali. Diciamo qui andiamo su un qualcosa che ci rende ancora più unici, perché già le nostre colline, ora chiaramente come l'oste che parla del suo vino, le nostre colline sono meravigliose, quindi la natura ce l'ha donata di questo, i nostri agricoltori le disegnano, le colorano con le varie colture, le varie stagioni che passano e noi abbiamo ben pensato di renderle ancora più uniche, installando sei Big Bench, quindi aderente al progetto della Fondazione Big Bench Community Project, che nasce nelle Langhe Piemontesi, grazie a un'idea geniale dell'architetto americano Chris Bangle. Noi nel nostro piccolo abbiamo avuto questa prima idea, che non ha avuto nessuna, che è molto stata molto ben apprezzata anche dalla Fondazione delle Big Bench, che si sta seguendo da vicino e ci sosterrà, perché è il primo progetto di un cammino che vede il coinvolgimento di più panchine. Noi, per la precisione, ne abbiamo messe sei proprio una, diciamo, per i nostri borghi, per i nostri castelli che sono sul territorio, quindi il capoluogo e le cinque frazioni. Vi vorrei ricordare Monte Castrilli, vado in ordine di cammino, quindi Monte Castrilli, Farnetta, Castel dell'Aquila, Quatrelli, Castel Todino e Colle Secco, e poi si ritorna a Monte Castrilli vicino a Piazza Raffaella Carrà, dove avremo l'apertura di un infopoint. Come sono queste panchine, le può descrivere? Sì, le panchine, Perché ancora non diciamo, sono pronte, no? le panchine sono pronte, ma sono in garage, non Ah, sono ecco, state non state installate. installate. Saranno installate per il 25 aprile, giorno in cui ci sarà Tutte l'inaugurazione. insieme? Verranno installate tutte insieme, chiaramente il tempo minimo necessario, quindi il 25 sarà attivo il progetto. Le panchine sono dimensioni grandi, considerate che la filosofia che dietro a questo progetto è di farci tornare un po' bambino, no? Quando un bambino piccolo si siede su una panchina è come se si sente seduto su una cosa grandissima, e per far sì che si possa provare questo ricordo, questa emozione, quest'architetto l'ha disegnata grandissima. Considerate che la struttura è fatta in ferro, il progetto è, diciamo, è unico. Pensate che nel progetto, che arriva solo cartaceo, c'è scritto: al termine della realizzazione della panchina il progetto deve essere stralciato, quindi bruciato, quindi strappato, proprio per avere l'idea della forza di questa fondazione. Le panchine sono strutture in ferro con un riccio particolare sul profilo laterale, e poi vengono installate sopra, a fare la seduta allo schienale, 9 palanche. Le misure di queste palanche sono 3,20 m di lunghezza, 25 cm di larghezza e 5 cm di spessore. Quindi già pensate che è una panchina bella, bella grande su cui ci si può sedere. La seduta è circa 1,50 m, 1,60 m d'altezza, e lo schienale supera come altezza circa i 3 m. Quindi, diciamo, le panchine sono grandissime, ognuna avrà un proprio colore a seconda del contesto in cui è calata, si va dall'azzurro al verdolino, al giallo, al vinaccia, alla lavanda, all'arancione. Ecco, e copriranno. Sì, l'ho Prego, interrotta. no, No, ci mancherebbe. perché il percorso sarà lungo 85 km, abbiamo detto, no? Sì, il percorso sarà lungo 85 km, passerà per tutti e sei i borghi. Sarà prevalentemente circa l'85-90% fatto su sterrato, strada di breccia, passa in mezzo a boschi, in mezzo a prati, in mezzo alla natura completa del nostro territorio. E sarà possibile da fare sia a piedi, e quindi prevediamo una permanenza sul territorio di 3 o 4 giorni, oppure da fare naturalmente in bici. E quindi in bici può essere fatto anche in un unico giorno, se si fa in modalità sportiva. Se si fa in modalità, diciamo, escursione, ci si può fermare il sabato e la domenica o altri giorni naturalmente, per potersi gustare il paesaggio. E l'altro aspetto fondamentale che all'interno del progetto sono i prodotti enogastronomici del territorio. È rivolto a panchinisti, camminatori, sportivi.
Perché poi, perché poi esiste la categoria, dei panchinisti, cioè quelli che conquistano punti, com'è la patente certamente, a punti. Certamente, praticamente è un passaporto. E, i panchinisti sono così, così, loro sono detti così perché praticamente fanno dei fine settimana andando a trovare e a scoprire una panchina. Quindi magari si fanno... Qui ce ne hanno sei. Qui ce ne hanno sei, quindi diventa ancora più interessante, tant'è vero che siamo apparsi sul sito della fondazione delle Big Bench, abbiamo avuto subito apprezzamenti, dice cavolo, addirittura sei panchina a Montecastrilli, quindi c'è stata meraviglia perché è una cosa mai accaduta prima. E questo a noi ci rende orgogliosi perché l'unicità sta proprio qua, siamo anche in questo caso come Piazza Raffaella Carrà i primi a aver avuto l'idea che dalla fondazione è stata trovata geniale, per questo ci supporterà, ci sarà vicino, verranno alla presentazione del 25 aprile, perché vogliono vedere da vicino lo sviluppo di questo progetto, di questo cammino fatto con sei Big Bench. Ricordiamo l'appuntamento quindi? È il 25 aprile alle 15 del pomeriggio a Montecastrilli, ci verrete sicuramente a trovare, ci troviamo vicino Piazza Raffaella Carrà, così abbiniamo entrambe le cose, vediamo Piazza Raffaella Carrà e partiamo, in questo caso non a piedi perché ci vorrebbe molto tempo, ma magari con i mezzi e facciamo il giro delle sei Big Bench dove ci siederemo su queste panchine e ammireremo con tutti e cinque i sensi il paesaggio. Grazie.